per la seconda puntata di The Rolling Game on the World. On the World! No, on the road. Naturalmente non poteva mancare Modena tra i nostri viaggi e oggi sarò accompagnato da Sauro, Gaetano e Eleonora. Ci saranno anche Melania e Gigi e special guest Luca Caputo, che sarà il mio nuovo discepolo. All'andata io farò un tragitto diverso, andrò sul col treno perché per motivi burocratici ci siamo dovuti dividere e viaggerò leggero prendendo il treno, Oi Gai, dimmi. Oh Ciacla, non è che mi vorresti prendere caverna, ce l'hai tu, vero? Perché ho trovato chi se lo prende. No, serio? Eh sì. Veramente? Eh sì. E lo devo portare a Modena? Sì, devi portare a Modena. Poi? Grazie. Un attimo una cosa, anche Arcamor, quello giocava a carte. Ok, ho trovato a vendere pure quello. Pure? Sì, sì. Serio? Yes. Grazie. Prego. Ciao. Prego, ciao. E niente, la mia teoria di viaggiare leggero è andata a farsi fottere. Devo dire che ho passato due giorni fiera movimentati ma paganti, nel senso visivo, ma non nel senso la mia anima ludica ne è uscita un po' segnata, diciamo. Ho girato per i padiglioni per vedere quanto è effettivamente evoluta questa fiera in 10 anni di operatività, di quanto si potrebbe ancora espandere e di quanto potrebbe anche migliorarsi nel modo in cui piazzare i propri stand o di far sedere le persone ai tavoli. Questo per me è il quinto play che partecipo ed è l'unico play in cui sabato almeno non sono riuscito a giocare a niente, quasi niente. Non siamo riusciti a metterci a sedere in nessun tavolo. Abbiamo cercato offerte e quant'altro, gadget, abbiamo visto altri padiglioni, ma a livello di giocare giochi è stato uno dei peggiori play per me. E oltre a giocare, sono anche divertito a farmi un selfie con gli youtuber, soprattutto Scalanzium, Flavio e Mipo Cronicia, Miss Meeple. Ho incontrato anche Chiara, il recensore di Chiara, ma purtroppo stavo ascoltando la spiegazione del regolamento di Clans of Caledonia, quindi ho mancato il selfie. E Matteo! Matteo, dove stava? Forse il suo nuovo... Ma come si chiama? Il video di stirare le camicie. Il suo nuovo business di stivare le camicie. Cioè, ci ha fatto mancare l'appuntamento. Siamo nell'area prototipi della Cranio Creation. Qui abbiamo Newton, il Nestore Mangone, c'era ieri in fiera, oggi non lo vedo. Questo è Barrage di Tommaso Di Battista. Qui c'è Simone Luciani e tutta la stessa proprietà, c'è tutto staff Cranio. Qua c'è York, con la fighissima torre lanciarani. Adesso Even Nail,
gioco molto interessante, soprattutto con una meccanica di punteggio finale dove c'hai un cambio in base alle risorse sulla track dove arrivi, per esempio 2-1, 1-1 in base a dove arrivi sulla plancia fino a raggiungere le risorse dove stanno sullo stesso punto, che sono il moltiplicatore per il master proprietario. Veramente molto interessante. Sono riuscito a imbucarmi per provare altiplano. Il gioco è, secondo me, il successore di Orleans e dà un po' più di varietà alla cosa. Piacevole, molto molto piacevole. Sauro e Gaetano impegnati in Santorini mentre io e Luca aspettiamo per andare a giocare a Guendati. Saluta Luca. Ciao, a fra poco. Io e Luca abbiamo provato Guendati dopo aver visto il mio programma di Ciateo. Il gioco è molto interessante, molto ambientato, bellissimo, bello. Luca ha detto che è bellissimo, un probabile acquisto, molto molto bello. Alle 4 e 3 e mezza lo proverà anche Sauro e Company e ci vediamo anche il loro giudizio. È un gioco che wow, cioè mi ha fatto alzare dal tavolino dopo un'ora e venti di prova e mi ha fatto dire wow. Personalmente non l'ho comprato perché Claudio si è alzato e è andato subito a comprarlo e gli è piaciuto anche a lui. Un probabile acquisto. Per noi rolling e... grazie, Modena finisce qui. Siamo? Madonna, io faccio il cretino a fare foto. Ciao a tutti dai rolling e poi ci aggiorniamo sul canale. Questa play è finita. Siamo molto divertiti, perché ci siamo molto divertiti come sempre, e spero che il video vi sia piaciuto, spolliciate, condividete, commentate, insultateci, fate quello che volete, e ciao e al prossimo video!